È affascinante la parola che oggi Gesù mette in evidenza, rimanere. Ci richiama a rimanere nella nostra identità, a non essere schizofrenici cristiani. Questo perché la persona che ama abita dove ha il suo cuore. E invece ci accorgiamo che noi spesso siamo nomadi nell'amore. Ecco perché è importante rimanere nell'amore come il tralcio sulla vite e non in un'altra pianta o in piante sempre diverse come ci capita di fare. Rimanere, abitare in Lui che è il nostro cuore. Chi rimane, rimane nel cuore. Noi non vogliamo essere nomadi nell'amore, ma fondati in Gesù. E con fiducia ci radichiamo in Lui grazie all'Eucarestia, dove Egli si fa un corpo solo con noi.